Siamo in mezzo alla natura, vicino al fiume Po, in provincia di Cremona, per parlare di un argomento, di una novità che riguarda il mondo degli animali, in particolare della caccia. Di cosa si tratta? Di un emendamento che martedì prossimo in Regione Lombardia andrà per essere votato su quello che sono gli indumenti ad alta visibilità sulla vigilanza venatoria volontaria. Tutti gli agenti volontari, le GPG volontarie venatorie, dovranno, per poter esercitare l'attività di vigilanza venatoria, essere vestiti con questi indumenti ad alta visibilità. Non solo la casacca, ma anche il copricapo. Questo provvedimento introduce un principio assurdo, che è quello di che appunto le guardie venatorie volontarie indossino questa giacca ad alta visibilità, che rende di fatto impossibile l'attività di vigilanza venatoria e di antibracconaggio, perché essere comunque visibili in mezzo alla campagna con un indumento colorato vanifica il tentativo di appunto di sorprendere il cacciatore o il bracconiere che abbattono specie protette, utilizzano mezzi vietati. È un provvedimento palesemente a favore del bracconaggio e per di fatto indebolire quella che è la nostra attività sul territorio. Il problema in Lombardia è che i dipendenti della Polizia Provinciale, che erano gli addetti in primis alla vigilanza venatoria, sono negli anni ridotti di numero in maniera enorme. Sul territorio quindi rimangono pochissime guardie di Polizia Provinciale e ci sono anche un piccolo gruppo di volontari che fanno la differenza. Siamo noi del WWF, della LIPU, di Federnatura e di altre associazioni, ma non solo, ci sono anche le guardie venatorie delle associazioni venatorie come Federcaccia, Arcicaccia, Liberacaccia, che hanno anch'esse guardie che saranno obbligate a indossare questo indumento e sono anch'esse contrarie. Io mi sento di lanciare questo messaggio alla politica di non votare questa legge. Se anche voi trovate che non è giusto che la vigilanza venatoria debba indossare una veste che possa in qualche maniera raffigurare un albero di Natale, ci dovete aiutare, come noi abbiamo aiutato voi spesso e volentieri, perché solo grazie a loro tante volte noi siamo presenti. In quel momento qui noi lanciamo: signori, siamo tutti uniti. Io ieri ho sentito sezioni di cacciatori locali e tutti sono contrari.